In questa prima giornata del CES, siamo ancora agli inizi, deve ancora cominciare ufficialmente, non può mancare Samsung, ma non si parla soltanto di mobile, di tablet o di notebook, si parla di TV, perché il CES, lo ricordiamo, è un evento in cui Samsung, LG e tutti i principali produttori di TV presentano quelle che sono le line-up di tutto l'anno. Dietro di me c'è una SUHD ed è una delle tante, perché ce ne sono veramente diverse, ma le vedremo nei prossimi giorni. Questo è un evento sotto embargo, lo stiamo vedendo in anteprima, non ci sono dettagli tecnici, ma ci sono tante dimostrazioni di quelle che sono le potenzialità smart di queste TV. Dunque andremo più avanti sulle specifiche tecniche, anche perché non ci sono, c'è ad esempio la Super Slim SUHD, ma non sappiamo quanto è davvero slim, adesso la vedremo più da vicino. Una delle prime soluzioni è Media Square, una sorta di social network che Samsung vuole aggiungere all'interno di tutte le sue smart TV. Non è ancora disponibile e non sappiamo quando lo sarà, forse in questo 2016, forse un po' più avanti. L'idea è quella di una smart TV condivisibile anche tra persone a distanza, dunque la possibilità di condividere musica, ad esempio tra casa mia e casa di un mio collega, di un amico o di un familiare, la possibilità di condividere anche dei contenuti che possono essere video oppure, come detto, musica o anche giochi. Dunque un vero e proprio social network integrato nativamente all'interno del TV e soprattutto controllabile attraverso gli smartphone, non soltanto Samsung, quindi l'idea di un'applicazione disponibile per Android o qualsiasi altra piattaforma mobile, dunque compatibile con i dispositivi mobili e controllabile dalla Smart TV. Il mondo dell'intrattenimento passa anche per il gaming. Samsung in questo 2016 integra le due piattaforme PlayStation Now e Gamefly all'interno delle sue Smart TV. Almeno tutto questo succede fuori dall'Europa, purtroppo non sappiamo se questo sistema arriverà da noi. Pensate, nel vostro salotto accanto alla Smart TV non c'è più bisogno di tenere una console, perché attraverso le SUHD TV di Samsung si può mandare in streaming quelli che sono i giochi fino a 300 titoli, pensate, con PlayStation Now e 200 con Gamefly. Dunque giocare comodamente dal proprio salotto senza la necessità di avere una console, e basta una DSL di soltanto 5 MB, dunque nessuna fibra particolarmente esigente, si può giocare anche con una normale connessione. Questa alle mie spalle è l'Ultra Slim SUHD di Samsung, è il nuovo arrivato, non abbiamo le specifiche tecniche, un profilo di pochissimi millimetri, vedremo quanti, è un TV curvo con tecnologia Quantum Dot. Anche in questo 2016 Samsung continua a spingere sull'HDR, dunque abbiamo alle mie spalle due modelli, uno convenzionale sulla sinistra e uno in HDR invece sulla destra. Cosa significa? Una riproduzione dei colori più fedele e soprattutto una luminosità molto più alta. Pensate, un TV normale generalmente conta su una luminosità di 300 candele per metro quadrato, mentre con l'HDR si arriva fino a 1000 candele per metro quadrato. Al centro di tutto Internet delle cose. Per Samsung la Smart TV diventa un hub per controllo della casa. Dunque la vera domotica parte proprio da lì, dal TV, dallo Smart TV. Possibilità di controllare quelli che sono gli accessori Samsung, ce ne sono più di 200, dalla baby camera alle luci di casa o tanti altri accessori, per esempio del mondo dell'audio. Dunque possibilità di controllo dal telecomando dello Smart TV e una domotica diretta dal proprio salotto di casa.